notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Allora, maestro Tonino, il vero Deus Ex Machina di Orange Cosenza. Al quattro volte. Che simpatia, sì. Shamba, che tu dico proprio un primis. Quando fino a tre, se a due fa ancora si battute le minchie, a uno ti piglio e ti invio come una cima ai pomodori. Insomma, regolati e insomma, fatti meno uno splendido. Ma il mio voleva essere un aforismo ironico comune a noi cosentini e distanza alla sua illazione. Sì, comunque, sì, torniamo sì. Al fulcro della nostra questione e parliamo un po' di lei. Non si agiti e sia tranquillo, insomma, dai. Forse non ti chiedo che ti faccio, bambini. Pare una potabile che mangiava caldo giù parte di capocchia. E se mi giri il coglione a messa e ti acchiappo lo usciolaro e ti faccio proprio a massacotta. Quindi, bello, bello, eh? Mm-hmm. Sì, sì. Fondamentalmente tu per mia, si me è una pugnetta. Ti piglietta più come uno caso cavallo su lì. Va bene, lasciamo stare l'autoerotismo. Cercherò di mettere da parte il mio linguaggio forbito e di tenne un incline alla sua forma mentis. Passiamo adesso alla sua minchia equina. Nel forum della città di Bruzzi, mi scusi la chiazza, alcuni propongono 30 cm, altri 35. Leggenda o vera manna per le donne? A misura presa sul nasaccio. Però ti assicuro che è più lunga una cucchiaia e guadare. Quando c'è un calo soprattutto a culo e grida, pare non cogli su questo tutte le sette. A ieri uno quando l'ha vista ha chiamato un WWF. Casi pensava che era fatto un cobra in un'area protetta. Poi insomma, ce l'ha detto che era la terza gamma. L'hai portata a casa e ovviamente poi mi ha dovuto fare una bella sucata a rumusta sua. Cambiamo argomento. Mascio Tonino e il suo ruolo nella società cosentina. Lei è un intoccabile. Recentemente due capi minchia hanno cercato di rubarle l'Audi A3 e non ha perso tempo per dare loro una sola lezione. Vuole descrivere ai nostri spettatori il trattamento che ha loro riservato? È stata una lezione morale, una punizione corporale o semplicemente ci arriva la di stendina? Ci descriva cosa hanno effettivamente patuto questi povaromi. Grazie. A se due scapuccioni bisogna pigliare a casa la mattina. A uno l'hai fricato cura capa la sarginesca una settantina di volte, insomma non mi ricordo. L'altro è ancora chittato un terra che ha di capire che l'è successo, insomma. Sì, posso immaginare. Passiamo adesso all'orientamento politico di Mascio Tonino. Sappiamo di essere in un paese che fondamentalmente va a puttane. Ecco, cosa ne pensa di questa situazione? Lei si colloca in un contesto di centro, insomma, di destra, di sinistra, o ha difficoltà a riconoscere la destra e la sinistra? Con tutte queste battute, non è che stasera mi sta carbando assai. Comunque, ritornando al discorso alla politica, a me non mi interessa molto della destra o della sinistra. Io penso fondamentalmente a fare pila e a futta tutte queste in merda ci spacca il culo, insomma, chi sua. Per esempio una sera era quella che si chiamava Maraia, Papaia, ma non è un mare corto come cazzo si chiama. E insomma un giocatore che era postata la minchia tenne un interesse di plus. Poi che ci tu fuori a Lupara, ha visto che insomma aveva una bella minchia, le pigliette appunto a minchia della fronte e ha capito che come non si fesse, insomma, come si fotte questa. Fratici, io guardo in faccia a nessuno quando si tratta di futta, quando penso proprio a lui. Io chiaro, a me viene proprio voglia di futta, piglia una cicaliaca e scattasse tutto con la capra già abbaccato lì, insomma. Manco ci do tempi di ferma che mi fa male. Abbiamo capito che a Mastro Tonino piace scopare, però insomma, per favore, cambiamo argomento, anche perché la regia mi impone di parlare di altro, di insomma qualcosa che non sia solo il chiocchiaro, cambiare, insomma. Cato è che i 4 migliori della regia, mi dite come posso parlare e il chiocchiaro. Ho un po' sparare più una mia, proprio mi girano i coglioni. Se mi metto qua, io parlo di che voglio, senza tabù, non ha capito. Quindi, ridami sa bella minchia. Quindi, io parlo di quello che voglio, delle mie esperienze sessuali. Che se ci sono puttane in giro che si fanno calà, il Mascio Tonino, e ci sgarro il culo, a me non me ne frega niente. Ci parlo, su cose e vita vissuta, insomma, pure di una certa età, e quindi, non tengo problemi, non me ne faccio storie. Ma se mi incazzo serio, e mi incazzo serio veramente, poi su cazzo male per tutti. Tu faccio vedere io se mi incazzo su un comincio a chiesti ma pare come ne pare a bregogna che signor caro gli stimo. Stima Gesù ma la no, aiuto. A rimuorti chi ti è morta a mamma te, chi ti è morta, chi ti è morta a mamma. Aiuto. Me ne faccio problemi come. Come te ne sei accorto, insomma, io uso il torpilogo per farti capire che gli stimo. Gli stimi morti chi ti è morta a m***a. Chi ruba a m***a. Chi ruba a m***a. Chi ruba a m***a. Chi ruba a m***a.